Questa grazia di Dio non porta in abbondanza i suoi frutti perché noi non collaboriamo abbastanza con il Signore. E allora oggi proprio questo intervento di Gesù su questo malato ci deve ispirare tanta confidenza in Lui. Abbiamo bisogno anche noi di essere guariti e ci guariamo non da soli. Non possiamo ritrovare la salute perfetta, anche la forza e anche superare anche tante difficoltà da soli. Abbiamo bisogno dell'aiuto degli altri con la preghiera e anche la vicinanza. Abbiamo bisogno soprattutto della presenza del Signore Gesù, che soprattutto nell'Eucaristia è in mezzo a noi. E poi, ecco, anche quello che Gesù ha fatto lo possiamo fare pure noi, no? L'attenzione a chi è solo, a chi ha bisogno di una mano, di un sorriso, anche di una telefonata, di una chiamata. Che il Signore Gesù ci aiuti in questo. Ricevere per donare, ricevere per essere sempre più attenti ai bisogni degli altri. Questa è la nostra vita cristiana, essere nell'abbondanza della grazia di Dio per portare questa grazia a questa nostra umanità. Il Signore Gesù, anche per intercessione della Vergine Santa delle Grazie, di San Giuseppe, ci prepariamo alla sua festa, di San Pio, ci aiutino a essere grati al Signore per il bene che Egli ci fa continuamente e a essere portatori di bene ai nostri fratelli. Amen.